Allora, innanzitutto mancherà del grosso, almeno queste sono le ultime notizie perché negli ultimi due allenamenti dopo il match di Catanzaro, del grosso, l'ex giocatore del Giulianova, non ha preso parte e quindi si ipotizza un suo forfait. Al suo posto dovrebbe giocare il suo sostituto naturale, cioè Francesco Rillo, classe 2000. Di proprietà del Benevento, club con il quale comunque ha giocato quattro partite in Serie B, di cui due da titolare. Castaldo si monitora sempre giorno per giorno, bisogna vedere dopo la rifinitura che cosa dirà e soprattutto cosa penserà Guidi del suo stato di salute. Ha un problema al ginocchio che si trascina dal match della partita dal match contro il Potenza. Titolare, poi nella ripresa fu costretto a rimanere negli spogliatoi proprio per il riacutizzarsi di questo problema ginocchio che aveva già in precedenza. Quindi una formazione che a questo punto si discosta di poco, eccezione fatta appunto per Del Grosso rispetto alla gara di Catanzaro, probabile che torni dal primo minuto Simone Rosso al posto di Pacilli, mentre gli altri due giocatori che andranno a comporre il tridente offensivo, cioè Cuppone e Turchetta, dovrebbero essere appunto riconfermati. Centrocampo che ritrova Matesi, anche se è un giocatore da panchina, tant'è vero che è probabile che anche contro l'Avellino giocheranno in linea Icardi, Santoro e Izillo, dal momento che Bordini è ancora ai box per la microfrattura al piede rimediata ormai quasi ormai più di 2 mesi fa nella gara contro il Palermo di dicembre scorso, appunto. In difesa davanti ad Avella, al portiere Avella, probabile la staffetta fra Buschiazzo e Konaté, con quest'ultimo che in panchina a Catanzaro ritornerà titolare a fianco a Carillo, un giocatore che sta facendo cose incredibili, soprattutto in attacco, 5 gol fino adesso per lui, e a destra chiaramente a Zosmanovic e a sinistra, come detto in precedenza, Rillo. Quindi questa più o meno dovrebbe essere l'11 che scenderà in campo dal primo minuto contro l'Avellino, anche se Guidi ci ha abituato un po' a delle decisioni un po' a sorpresa, e quindi tutto può essere visto soltanto dopo che le squadre saranno scese in campo per fare il riscaldamento pre-partita. Gara molto sentita a Caserta, ovviamente, visto l'ultra trentennale gemellaggio che c'è fra le due tifoserie, che purtroppo non avranno modo di incontrarsi perché la gara, come sapete, si disputerà a porte chiuse per le restrizioni dovute al Covid-19. All'andata ci furono poco più di 700 spettatori ai quali fu consentito l'accesso secondo quelle che erano le imposizioni di quel periodo, ma è chiaro che non fu certamente la stessa cosa.